Ciao, bentornati a Sfoglia Anticanale, Annalisa Superstar. Cambio di location, mi sono seduta perché, non lo so, il long covid non è una bella esperienza. Ogni tanto ho bisogno di fermarmi un po', quindi seduta, ce la faccio. Prodotti finiti. In questo video, guarda, ho un bel po' di prodotti monodose. Questi qui, che a me piacciono veramente tanto, ce n'è pure un altro monodose, comunque che a me piacciono veramente tanto perché in questo modo posso provare più cose e farmi un'idea. Alcuni prodotti sono monodose, però esistono anche full size, e poi mi è capitato di comprare full size. Uno dei prodotti che ti sto per mostrare, compro il full size, devo solo andare in Rinascente. Hai detto niente, devo solo andare in Rinascente. Va bene, cominciamo. Hydra Bomb, maschera occhi, riduce le borse antiocchiaie, succo d'arancia, acido ialluronico, meno 4 gradi, effetto ghiaccio. Sì, io in realtà sono alta 1,80 m, sono bionda, solo che mi piace mascherarmi da mediterraneo. Tenere in posa 15 minuti. Allora, mi piace, il prodotto mi piace, tanto che non è il primo che compro. Tra l'altro mi piace anche il siero che c'è all'interno della bustina e continuo a utilizzarlo. Cioè, una volta utilizzati i patch, io conservo la bustina per qualche giorno e raccolgo il siero che si deposita sul fondo perché mi piace veramente tanto, mi piace picchiettare. L'unica cosa che ho da ridire è questo effetto ghiaccio meno 4 gradi. Anche no, forse dopo che lo metti in freezer, boh, non lo so, ma così cioè no. Però per quel che costa, per la facilità di reperibilità, è un prodotto che io continuo a comprare perché mi piace. Io non ho le borse sotto gli occhi, mi mancano, diciamo, che dire, ma è solo questione di tempo, le avremo, tranquilli. Ho solo le occhiaie molto marcate, ma io ci sono nata con le occhiaie, la famiglia di mia madre tutti hanno le occhiaie, quindi anche a me sono arrivate le occhiaie. Le leniscono, ovviamente, il risultato di questa schiarittura. La cosa bella dell'estate è la luce, la cosa brutta è che si sta con le finestre aperte. Sta passando un elicottero, un attimo. Manca una cosa, mi è venuta adesso in mente, la vado a prendere subito perché la devo massacrare. Perché la massacrare, aspetta. E con massacrare sono gentile, credimi. Allora, dicevo un'ora fa, però ovviamente ci saranno molti tagli in questo video e quindi per te 3 secondi fa. Mi piacciono, costano poco, sono facili da reperire. Non è che ti eliminano le occhiaie, però danno veramente un effetto molto fresco. Se come me sei nata con le occhiaie, cioè le occhiaie congenite, fattene una ragione come me le sono fatte io. Se invece vieni, hai fatto serata, andiamoci così, un pochettino aiutano. Costano poco, si trovano anche al supermercato. Massacriamolo subito. Monthly New Fit, maschera per piedi coreana, l'ho presa in Rinascente, il brand è maskpackage.com. sono di quei calzari che li metti, li tieni un'oretta e dopo qualche giorno perdi la pelle esterna, diciamo, ti fa un effetto peeling e hai i piedini belli puliti, nuovi, carini, è un amore. Non sono i primi che compro, non di questo brand, della tipologia. Mi sono sempre trovata molto bene. È pur vero che questi sono costati 5,05 euro, però dove sta il punto? E perché ti ho detto sono costati 5,05 euro? Tutti gli altri tipi di calzari a maschera così, che fanno questo effetto di pelle nuova ai piedi e quindi viene via la parte proprio esterna della pelle, proprio la parte morta, diciamo, sono costati, per quanto mi riguarda, sempre decisamente di più, il triplo, a volte anche il quadruplo, e il risultato è sempre stato molto più che soddisfacente. Li togli, si lavano molto bene i piedi, dopo qualche giorno i piedi perdono la pelle, che detto così è orribile, me ne rendo conto. Il risultato finale in realtà è meraviglioso, cioè i piedi sono fantastici. Io curo moltissimo i piedi sia in estate che in inverno, non è una prerogativa dell'estate, infatti preparati settimana prossima video sulla pedicure, perché io non lo so, ci tengo tanto, a me piacciono molto i piedi in ordine. Con tutti gli altri prodotti che ho utilizzato in questi anni, come funzionava? Il principio era lo stesso identico, dopo qualche giorno dalla messa in posa, perché si tengono per un'ora, cominciavo a perdere prima qualche pellicina, dopodiché la pelle veniva via immediatamente, assolutamente indolore, non fa assolutamente niente, ma era proprio tutto molto veloce. Io ho fatto questi, non lo so, una decina di giorni fa, non vedevo assolutamente
nessun tipo di effetto. Ho visto soltanto che mi hanno seccato i piedi in modo pazzesco, ma incredibile. La pelle non viene via tutta insieme, si sta desquamando pezzettino per pezzettino. In questo momento io ho i piedi indecenti, sono veramente veramente brutti a guardarlo, sembrano piedi per niente curati, i talloni sono quasi bianchi veramente. Sono abituata a un effetto decisamente diverso, sono abituata soprattutto a questa parte in cui si perde la pelle, che è una cosa brutta, infatti io non li faccio vedere i piedi perché è proprio brutto da vedere quello che succede. Però è sempre molto veloce, diciamo che in 2 giorni, tre, ma neanche, non ci arrivo, facendo la doccia si ammorbidisce, insomma non ho mai avuto tutto questo grande problema. I piedi fanno schifo, lo dico. Ieri ho fatto lo scrub, ieri sera ho messo una buona crema emoliente per cercare di aiutare un pochettino, nonostante io sia abituata che facendo la doccia abbiamo risolto il problema. Niente, veramente una cosa terribile. Già sono almeno 4 giorni che ho i piedi in queste condizioni, proprio brutti, non mi piace, non la comprerò mai più. In questo caso volevo risparmiare, ma non ho per niente risparmiato, sbagliato. Allora, sono andata al mare un paio di volte, poi ovviamente mi sono dovuta richiudere in casa e ho finito una protezione solare di Diego Dalla Palma. Questa era la 30, in realtà ho messo la 30 sopra la 50, cioè nel senso che ho messo la 50 e poi ogni tanto mi spruzzavo questa qua 30. Vabbè, comunque, perché ce n'era poca, la volevo finire e poi ho ricominciato a mettere la 50, va bene, c'è un pastone addosso. Comunque, allora, torniamone, io non credo che questo sarà il terzo anno che comprerò i solari Diego Dalla Palma, questi qua in lattina. Mi piacciono un sacco, sono fantastici, consiglio veramente, guarda, occhi chiusi. Tra l'altro poi spessissimo fanno anche delle offerte, anche sul sito, e c'è anche in omaggio sempre qualcosa. Per esempio, io ho un telomare che mi hanno regalato anni fa, acquistando proprio i solari, che uso ancora, è giallo, troppo carino. E la mia borsa mare, che è bellissima, me l'hanno data in omaggio con Diego Dalla Palma. Sai, solitamente le metto un po' da parte cose danno in omaggio. Gli omaggi che fanno Diego Dalla Palma li uso perché mi piacciono un sacco. Comunque, in linea generale, mi piacciono tantissimo, li apprezzo tantissimo, i solari Diego Dalla Palma e i solari così in spray. Sono comodissimi e freschissimi. Non l'ho finita adesso, ma era nella borsa del mare, che l'avevo finita, evidentemente l'ho messa lì, me la sono dimenticata. Ho ritrovato questo reperto storico. Questa è O Sole Mio, acqua abbronzante e illuminante, rinfresca, intensifica, prolunga. Mi piace tantissimo, quest'anno la riprendo. E sarà la terza confezione, perché io ne compro una l'anno. Mi tantissimo, straconsigliata, è veramente rinfrescante e poi pure molto comoda da utilizzare. È sempre Diego Dalla Palma. Mi piacciono i prodotti Diego Dalla Palma, veramente li consiglio. Poi sono anche pratici da usare, questi in bomboletto, questi spray sono secondo me molto molto semplici. Ah, quest'acqua qui Diego Dalla Palma ha tipo dei glitterini piccolini, però dà un bel effetto alla pelle, cioè per quello che possa servire avere dei glitter addosso mentre sei al mare, vabbè. Comunque, poi torniamo alle monodosi, amata, amatissima. Le prime me ne hanno mandate per un lavoro, tutte le altre le ho comprate io. Maschera per il viso idratante Dove, questa è la mia preferita in assoluto. Mi piacciono anche le altre, però questa è la mia preferita in assoluto, perché amo molto il siero della quale è intrisa. Cosa faccio? Intanto mi faccio una maschera, e la maschera di per sé mi piace un sacco, mi piace l'effetto che mi fa sulla pelle, proprio fresca, rimpolpata, molto luminosa e molto idratata. Poi il siero all'interno, esattamente come il contorno occhi, ti dicevo poco fa, questa io lo metto da parte, la tengo in bagno e raccolgo il siero e uso il siero. Cioè, io te lo dico, il siero di questa maschera, che 2 settimane te lo tiri, attenzione, perché guarda, ne avanza un sacco, come base trucco è fantastico. E in questo periodo che fa caldo io uso solo sieri, non ho cominciato a non utilizzare più molto crema idratante perché sento caldo e mi dà fastidio al viso. Questo è fantastico, quindi va bene anche come siero. Mi piace un sacco, costa un paio di euro, giù di lì, la puoi trovare su Amazon. Io a Palermo la prendo da Demma, che è una sanitaria molto grande. A Palermo, in giro per Palermo ce ne sono tantissime, ce n'è uno vicino al mio box, quindi
mi fermo spesso lì e prendo quello che mi serve da Demma. Poi sinceramente non so dove trovarle, perché sono un po' difficili da trovare, quindi per favore, se sai dove trovarmi in negozi fisici, perché alcuni vogliono comprarle in negozi fisici e non su Amazon, scrivi tra i commenti se si trova da Tigotà e la zona, insomma, l'Italia dove si trova, perché per esempio a Palermo non ci sono i Tigotà, quindi ogni volta mi dite: no Lisa, ma da Tigotà lo trovi. Sono contenta, mi dovrei fare 800 km, quindi è un po' complicato. Ho finito, non voglio spendere troppe parole, di Joe, questo gel doccia idratante stimolante. No, non mi hanno idratato né stimolato, sinceramente non mi è piaciuto. Ho avuto l'impressione, dalla prima all'ultima volta che l'ho utilizzato e tutto quello che c'è in me, che non mi abbia lavato. Oh, questa sensazione! Poi diceva mia nonna: l'impressione è peggio della malattia, quindi io mi ero fissata che non mi lavava. No, no, tra l'altro non è neanche idratante, anzi, tendeva a seccarmi un po' la pelle. No, questa è una di quelle cose che non ricomprerò. Allora, non ricomprerò questo a meno che non lo rimettano in commercio, perché era una edizione limitata. Mi è piaciuto tanto, infatti ne ho comprate diverse confezioni. Me ne ho sentito parlare in altre circostanze, quindi ne parlo poco. Pantene Miracle Shampoo, edizione Chiara Ferragni, fantastico. Se lo trovi, prendilo, perché tipo costa niente, è lo shampoo da solo, fa tutto. E magari io aggiungo anche un trattamento, però lui da solo ha quel livello di idratazione. Considera sempre che mi vedi scura, ma in realtà i capelli sono decolorati e sto cercando di tornare al mio colore lentamente, ma con i capelli decolorati è fantastico. Mi piace la profumazione, mi piace la formulazione, mi piace la consistenza, perché è molto cremosa, ma si sciacqua con una facilità incredibile. Molti prodotti cremosi hanno difficoltà ad essere sciacquati, lui invece viene via facile. C'è uno shampoo molto simile della linea sempre Pantene, però questo qua credo di aver intravisto, non sono sicura, sempre Pantene, bottiglia identica ma non Chiara Ferragni. Suona l'allarme, ci ha rotto le scatole, vabbè, parlo con l'allarme in sottofondo. Sempre di Pantene credo di aver intravisto un prodotto, se non uguale, simile. Non ne avevo bisogno, quindi ho tirato dritto, devo essere sincera. Lo controllo, eventualmente lo compro e ne riparliamo. Però se trovi questo di Chiara Ferragni, magari qualche parte c'è qualche rimasuglio, prendilo, capito? Io ti sti consigli, compralo, prendilo. Poi ho utilizzato le uniche bende a uso domiciliare, secondo me soddisfacenti, bendaggi, parliamo di bendaggi drenanti Slimmy. Cosa stanno rubando, che adesso l'allarme continua a suonare da un'ora. Allora, per quanto mi riguarda, le uniche bende a uso domiciliare che si possono fare a casa e con un prezzo moderato, che funzionino realmente, no, è sbagliata realmente, che mi diano veramente una grande soddisfazione. Cioè, a dire anche che a volte il mio corpo non è predisposto neppure al bendaggio, cioè quando mi viene una bottazza di ritenzione idrica e prendo quei 4-5 kg nell'arco di una notte, posso fare tutti i bendaggi, di massaggi linfodrenanti, pressoterapia che voglio, lì è l'acqua, da lì non se ne va, punto. E io infatti ho deposto le armi e mi tengo le gambe gonfie. Però in un'altra condizione di normalità, in realtà queste con me funzionano. Se la giocano un pochettino con un prodotto di Bottega Verde, del quale ho parlato, del quale sono sempre stata molto soddisfatta. Le bende di Bottega Verde tendono molto a disidratare la pelle, cioè se da una parte funzionano, dall'altra parte disidratano, e non va bene per niente. Cioè non è una questione di passare un eccesso all'altro, perché non si passa da un eccesso all'altro assolutamente. Cioè non passi dall'avere la gamba talmente tanto gonfia al talmente tanto disidratata e secca, però la pelle alla fine risulta essere veramente secca e un po' desquamata. Però anche quelle Bottega Verde funzionano, cioè anche quelle danno soddisfazione. Comunque, ho preso le One Shot, le ho prese in Rinascente, poi mi sa che prendo anche un kit, me le faccio a casa, evito di farle dall'estetista per svariati motivi. Intanto perché non mi piacciono le soluzioni che utilizzano l'estetista, ne ho fatte diverse in diversi centri estetici e non mi sono piaciuti. Cioè queste per esempio secondo me sono migliori di Comfort Zone. Ho detto, dentro c'è questo metro per prendere le misure dove c'è scritto non mollare. Evito di commentare la cosa e vado avanti. Ho finito questa era una monodose di una maschera per capelli, di cui comprerò il full size, la prendo in Rinascente, anche se si trova anche su Zalando. Ho fatto un ordine su Zalando effettivamente settimana scorsa, potevo metterci dentro anche questa. Vabbè, o la prendo su Zalando o la vado a prendere in Rinascente. Mi è piaciuta un casino, fantastica, banana e avocado, capelli fantastici, intanto molto profumati.
profumata, profumo di frutta, si percepisce di più la banana. Devo dire che non è particolarmente persistente sui miei capelli, i miei capelli trattengono gli odori tipo da là sotto. Lo senti ancora in sottofondo l'allarme, giusto? C'è una fortissima probabilità che quando io finisca di fare il video e poi è troppo tardi per farne un altro, smetta il rumore, cioè se ne vanno tutti e rimango solo io nell'arco di tipo in un raggio di 10 km. Ritorniamo alla maschera. Rated Green Cold Press Avocado Nourishing Scalp Pack. Mi è piaciuta, mi vado a prendere il full size. Carino, questo prodotto è veramente straconsigliato. Non rido perché volevo dire comprala. Capito? Cioè, non avete un mio video e si deve rovinare, parli con me. Ma no, no, no. Ultimo prodotto, prodotto fenomenale. Compralo. No, te lo devi comprare troppo. Cioè, come stessi parlando io con la mia amica, capito? Io, no, ma ti spiego. Io alle mie amiche quando provo qualcosa e tipo mi è piaciuto, mando messaggi. No, te lo devi comprare subito. No, no, vattene a comprare perché, cioè, non, come hai fatto a non averlo finora? Scusami. Come hai fatto? Ma che vita hai vissuto senza sta cosa? Allora, l'ho preso in OVS a Milano. Costa 6 euro, se non sbaglio, giù di lì. Monodose, io me la vado a ricomprare perché ho trovato dove la vendono a Perma e me la vado a riprendere. Me ne prendo due. I capelli, una seta che è di Giada. Date uno sguardo ai prodotti Giada per capelli. Ora compro qualcosa e te li faccio vedere. Allora, perché ho visto dove posso acquistarli. Giada, tienilo d'occhio per i capelli, vale la pena. Allora, questo è in pacco in tessuto effetto termovapore con erbe ayurvediche e acido ialuronico. Allora, Alma Atea Neutro, rivitalizzanti, luccicanti, idratanti. È vero, confermo, capelli brillanti, ma non il brillante artificiale, per esempio delle goccine o il brillante artificiale. Ci sono dei prodotti che si usano anche al parrucchiere, poi spruzzano e ti danno quell'effetto un po' brillante e lucido, un po' artificiale. È un effetto carino, bello, mi piace, però è artificiale. Capelli brillanti in modo naturale, una brillantezza che io non vedevo sui miei capelli da anni. Una cosa meravigliosa, cioè proprio capelli morbidissimi, sembravano anche rinforzati. Quindi io confermo quello che c'è scritto: rivitalizzanti, idratanti e luccicanti. Mi è piaciuta anche la profumazione, non particolarmente intensa, molto molto delicata, affatto persistente, non l'ho sentita praticamente quasi più. Asciugarli è stato più facile, aggiungo anche questo perché molti prodotti agevolano l'asciugatura e questo prodotto mi ha aiutato e mi ha agevolato molto nell'asciugatura. Unico neo, ti dicevo, è questa cuffietta, che è la cuffietta che ti fa l'effetto termovapore. Si utilizza sui capelli bagnati e si mette questa cuffietta che è in materiale plastico. È un po' scomoda da mettere, scomoda da tenere. Cioè, voglio dire, niente che non si possa risolvere facilmente prendendo un pinzettone e bloccando col pinzettone. Io così ho fatto. Ah, e sopra ci ho messo anche una cuffietta da doccia perché la sentivo un po' traballante. Probabilmente l'ho messo male io. Il prodotto è un prodotto eccezionale, compratelo. No, te lo devi comprare per forza. No, cioè, qua, ora facciamo una cosa. Ah, come dico le mie amiche, ora facciamo un ordine, ne compriamo 10 e ce li dividiamo. Così. Allora facciamo un ordine, dai. Fantastico, fantastico. Raccomandatissima questa. E questi sono i prodotti finiti di questo mesetto. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Per favore, se qualche prodotto che ho nominato si trova anche presso delle catene di negozi, lascialo nei commenti perché magari dipende dalla zona d'Italia. Ci sono negozi che io, per esempio, non conosco, Petit Gotà, o cioè sono in realtà tanti che si sentono come negozi di catena, ma che, per esempio, da Roma in giù non esistono. E io vivo da Roma in giù, nella parte proprio giù, 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 oltre lo stretto. Lo so che il mio accento altoatesino mi tradisce un po'. Se ti va, lascia un commento, iscriviti e metti un pollice in su. Ci vediamo settimana prossima con due nuovi video. Uno sulla pedicure. Ciao!